Salve, salve, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Laura. Ok, adesso ho dato a te Ok. il ruolo di organizzatore, di relatore, quindi dovresti riuscire a condividere Perfetto. perfetto il tuo desktop. Stiamo vedendo la tua presentazione. Ti sentiamo e quindi lascio a te la parola. Perfetto, intanto ringrazio i nostri partner, quindi voi di NKE per avermi invitato. È presente anche il mio collega Alberto Sardo. Io intanto mi presento, sono Laura Mattioli, sono il responsabile commerciale per il Centro Sud Italia, per la CAM2. E adesso vi farò una piccola panoramica per darvi l'idea di chi siamo e cosa facciamo. Dopodiché entrerò un attimo nel dettaglio di due soluzioni software che abbiamo che probabilmente sono molto interessanti per tutti gli utenti NKE. Allora, in sintesi, intanto CAM2 è il nome che la Faro ha in Italia. Questo è dovuto al fatto che già esisteva un'azienda con il nome Faro in Italia. Noi come Faro andiamo a fornire soluzioni hardware, software, ovviamente anche tutta una parte di formazione per i nostri clienti nei tre settori che vedete qui elencati, che sono il 3D Metrology, l'ISE, che è l'ambito di cui mi occupo io, e poi l'ambito forense. Adesso, per darvi un'idea, la Faro nel mondo dove è collocata, la sede principale è a Lake Mary in Florida. Noi come Italia facciamo riferimento alla sede europea di Stoccarda, dopodiché è presente una terza sede a Singapore per andare a gestire tutto il mercato asiatico. Per quanto riguarda le nostre soluzioni hardware e software, vedete qui una panoramica molto generale. In realtà lo strumento principale di cui mi occupo io è il laser scanner, che poi in base alle necessità può essere abbinato anche al laser scanner portatile, questo freestyle. Nel dettaglio, il laser scanner terrestre. Adesso non so quanti di voi abbiano già utilizzato questa tecnologia, ma è comunque lo strumento principale per effettuare rilievi in ambito architettonico, ingegneristico o delle costruzioni, per poi andare a modellare e a ricavare tutto quello che viene richiesto dal committente. Nello specifico, le nostre soluzioni. Sempre per darvi magari delle notizie chiave, sono particolarmente performanti dal punto di vista di accuratezza, sono gli strumenti che oscillano tra i più o meno 3 mm e più o meno 1 mm, sono strumenti veloci, possono arrivare fino a 2 milioni di punti al secondo e sono strumenti estremamente maneggevoli, considerate che una persona può tranquillamente lavorare e effettuare comunque una campagna di rilievo, ovviamente in base al tipo di lavoro che deve essere effettuato. Una caratteristica che tendo sempre a sottolineare è che una categoria particolare dei nostri strumenti, ovvero i laser di serie S, permettono anche l'allineamento delle scansioni sul campo, questo sempre nell'ottica di essere più veloci per poi essere più performanti anche a livello di costo dell'intero processo di rilievo. In questa slide voglio solo farvi vedere la possibilità di comandare da remoto il laser scanner, può essere comandato sia da tablet che da cellulare e questo ovviamente è utile in determinate situazioni, per esempio come in questa dove deve essere posizionato il laser su un tripode telescopico, per esempio per effettuare dei rilievi di infrastrutture. Una seconda caratteristica che voglio sempre far notare è la possibilità di posizionare il laser anche sottosopra, magari per fare dei rilievi in cavità. E adesso, nello specifico, sempre per essere più sintetica possibile, vi sto mostrando in questa slide il workflow ideale di Faro, ovvero quello che prevede il rilievo sul campo con la strumentazione laser scanner. Poi l'elaborazione e l'allineamento dei dati con il software proprietario SIN. E poi, una volta che il progetto è stato filtrato, processato, ovviamente allineato, la possibilità di esportare il dato in AutoCAD o in Revit sotto forma di RCP o RCS. Per
Però in che modo? Quindi viene caricato all'interno di AutoCAD e di Revit utilizzando però due nostri plugin, ESBuild per AutoCAD e ESBuild per Revit. Adesso faccio partire due video, io li commenterò, almeno così cercherò di essere più sintetica possibile. Vado direttamente, ok, qui. Andiamo a vedere un po' nello specifico, in questo caso è ESBuild per AutoCAD. Vi anticipo che noterete che praticamente l'interfaccia è lo stesso, quindi voi utenti di AutoCAD o di Revit avrete lo stesso interfaccia, solamente che sulla barra dei comandi in alto compariranno dei pulsanti in più che sono quei comandi appositi dei nostri due plugin, ESBuild per AutoCAD e ESBuild per Revit, che vi permettono di modellare in maniera più agevole all'interno o di AutoCAD o di Revit in base al software che voi attualmente state utilizzando. Allora, partiamo. Allora, sicuramente è possibile andare a ridisegnare sia fare un fittaggio sia di linee che proprio di modelli 3D all'interno di ESBuild per Revit. Questo comando specifico è lo Smart Snap che permette di riconoscere in maniera molto precisa dei contorni. Infatti, questo lo state vedendo. All'interno di ESBuild per AutoCAD c'è la possibilità di interfacciarsi con la vista rapida delle scansioni per poi ridisegnare velocemente sia in 2D che in 3D quello che io ho rilevato. È possibile ovviamente andare a estrarre il piping, quindi andare a creare dei modelli di impianti con le valvole, con le flange, tutto quello che è caratterizzato all'interno di un impianto o di una struttura in acciaio, come in questo caso. Ci tengo a sottolineare che sono tutti riconoscimenti semiautomatici. In questo caso possiamo fare anche delle analisi delle superfici, che possono essere superfici piane o superfici cilindriche, quindi un vero e proprio analisi del serbatoio, quindi andare a capire come si deforma la superficie e inserendo delle tolleranze comunque decise dall'operatore. È poi possibile andare a fittare mai dei poligoni in maniera molto precisa, anche cliccando dei punti in maniera approssimativa, in realtà, come in questo caso, e poi lavorare sulle foto per andare a ridisegnare quelle parti che sulla nuvola di punti magari non sono così facilmente visibili. Infine, uno dei comandi che in questo caso voglio sottolineare è la possibilità di creare ovviamente delle tabelline con dei computi metrici all'interno di ESBuild per AutoCAD. Adesso invece passiamo a vedere sempre in maniera molto veloce quello che si può fare all'interno di ESBuild per Revit. In questo caso vado qui sempre per evitare di farvi vedere cose non interessantissime. Allora, qui siamo all'interno di Revit con la nuvola di punti RCP. Questo comando è un comando clipping box di selezione, che è una selezione che può servire sia per andare a indicare alcune parti all'interno dell'ambiente, sia per poter riconoscere, come in questo caso, delle murature in maniera semi-automatica, però io inserisco quel muro, però magari dando un aggiustamento dello spessore, perché lui rileva lo spessore dalla nuvola di punti. Dopodiché, ovviamente, posso fare degli allineamenti tra queste pareti, andare poi anche a riconoscere, sempre con l'utilizzo della vista rapida, della scansione degli elementi architettonici, come in questo caso l'infisso all'interno della mia costruzione di Revit. Dopodiché è possibile anche, e questa è una cosa molto interessante, lavorare nell'editor delle famiglie con la nuvola di punti, quindi andare a ricostruirsi una famiglia proprio partendo dalla nuvola di punti del rilievo laser scanner. Ovviamente, una volta inserito l'oggetto 3D all'interno della libreria di Revit, questo oggetto può essere inserito facilmente con il 3D Snap all'interno del mio modello tridimensionale. Posso andare anche in questo caso a riconoscere degli elementi strutturali, come può essere in questo caso specifico un pilastro, oppure, come abbiamo visto anche prima in AutoCAD, gli impianti. E anche qua posso andare poi a mettere magari l'isolante oppure andare a inserire i raccordi all'interno del mio impianto o le valvole, posizionare correttamente la valvola con l'apertura in un determinato modo e effettuare anche degli allineamenti. Tutto quello che si fa sul piping ovviamente si fa anche sulla parte di strutture, quindi anche in questo caso poi posso andare a allineare, a collegare tra di loro le strutture che lui ha riconosciuto. È possibile anche qui effettuare un'analisi, quindi un controllo, un check che effettivamente quello che io sto costruendo sia attinente
alla nuvola dei punti sottostanti, quindi molto importante questo comando di analisi, che poi ovviamente può essere inserito all'interno della tavola. Dopodiché l'ultimo comando che vi voglio far vedere è questo del topo surface, ovvero andare a costruire all'interno del mio modello BIM anche le curve di livello. Concludo facendovi vedere questi due esempi di progetto Revit utilizzando il nostro plugin, in questo caso è Sbuilt per Revit. In questo caso specifico è stato effettuato un rilievo di 2 giorni da una persona che ha effettuato appunto 118 scansioni. La modellazione per restituire il modello che vedete sulla destra ha richiesto 3 settimane di tempo. Nel secondo caso invece è stato un progetto più complesso, però vedete che sulla parte di rilievo in questo caso passiamo da una a due persone, quindi per farvi capire effettivamente l'utilizzo della strumentazione laser, quanto può comunque essere utile e non richiedere poi molte persone per effettuare il rilievo. In questo caso quindi 2 persone, 470 scansioni. Hanno poi ovviamente impiegato 5 giorni sul campo per fare questo rilievo, però in questo caso specifico 5 settimane di modellazione per poi restituire tutto quello che era richiesto dal loro committente. Io ho cercato di essere più veloce possibile e in quest'ultima slide vi lascio il mio riferimento mail che è laura.mattioli@faro.com. Io vi ricordo, mi occupo sono responsabile commerciale per il Centro Sud, quindi dal Lazio in giù. Il mio collega Alberto Sardo, lascio anche la sua mail, è invece responsabile commerciale per il territorio che va dalla Toscana al nord. Quindi nel momento in cui vogliate approfondire qualsiasi tematica riguardo di quello che avete visto in questi 10 minuti molto velocemente, siamo a disposizione e vi ringrazio intanto per l'attenzione mostrata. Ripasso la parola e niente, vi auguro un buon proseguimento. Grazie Laura, direi molto interessante quello che hai mostrato. Grazie Possiamo a voi. testimoniare insomma come l'utilizzo del laser scanner aiuti tanto. Effettivamente insomma condivido in toto quello che hai descritto. Grazie anche per i Bene. tuoi riferimenti, per averli mostrati, così se ci saranno informazioni potranno contattare direttamente voi, fermo restando che i riferimenti che vi ho dato, insomma, in precedenza, vanno benissimo nel caso vogliate, chiedere o eventuali approfondimenti o ulteriori informazioni su quanto è stato, mostrato da Laura. Grazie, Esatto. Grazie grazie ancora a davvero. voi. Grazie. Buon lavoro Laura, e a questo punto io passo.